la gioia che io auguro proprio di trovare e cercare in questo tempo di estate, che dovrebbe essere tempo di riposo, no? E lo so che è bello divertirsi, stare insieme, viaggiare, che la famiglia insomma ha tutte le proprie esigenze, ma cercate di ritrovarvi come coppia, come singoli, un breve momento, anche 5-10 minuti al giorno, non di più, proprio per nutrire la vostra anima. E questo invito non è solo per i cristiani, perché l'anima ce l'abbiamo tutti. C'è chi la chiama anima, chi la chiama interiorità, chi la chiama spiritualità laica. Qui parliamo di gioia interiore. E qui parliamo appunto di una vocazione dell'uomo, che per noi credenti ci viene direttamente da Dio, la vocazione alla felicità, la vocazione alla gioia vera. E vedete che la gioia vera, diceva un altro autore spirituale, ci viene anche dalla capacità che abbiamo di dare valore alla sofferenza. Eh sì, non è che dinanzi alla sofferenza dobbiamo saltellare, gioire, no, ma cercare, ecco, di abbandonarci, cercare di reagire fisicamente e anche psicologicamente e spiritualmente. Questo ci aiuta ad essere sereni, ad avere gioia. E ripeto, è una gioia cristiana e per chi non crede è una gioia laica, tra virgolette, perché quella gioia ti fa star bene e quella gioia ti fa anche pensare: ma io da dove vengo? Chi mi ha dato questa capacità? Ma torniamo all'imitazione di Cristo. E sempre a capitolo 6, guardate, io ve la consiglio, leggetevela tutta. A capitolo 6, appunto, l'autore dell'imitazione di Cristo ci invita a essere noi stessi, a riscoprire noi stessi per avere gioia. Sentite cosa dice. Tu non sei maggiormente santo se ricevi delle lodi, né maggiormente cattivo se ricevi dei rimproveri. Sei quello che sei e non puoi essere ritenuto più grande di quanto tu non sia agli occhi di Dio. Se fai attenzione a quello che tu sei in te stesso, interiormente, non baderai a ciò che possano dire di te gli uomini. Vedete, questo è importante, questa libertà dal giudizio dell'uomo. Perché più delle volte il giudizio dell'uomo è sbagliato. Il più delle volte l'uomo, giustamente, come dice sempre l'imitazione di Cristo, vede la superficie. Dio invece vede dentro di te. L'uomo vede l'esteriorità. Dio vede le nostre intenzioni. Il giudizio degli altri ci deve interessare quando nasce da un cuore che ci ama, che non ci giudica mai per accusarci, o meglio, non ci giudica mai, ma ci è a fianco e ci indica, ci incoraggia ad essere noi stessi e ad essere felici. Chi vuole la nostra vera felicità, che non è quella del mondo, ma è la gioia della croce, colui, questo, ci ama. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.